L'ultimo leak di Nvidia GeForce sembra essere davvero una miniera d'oro perché sta venendo confermato tutto passo dopo passo. Ci sono voci sull'arrivo di un DualSense Pro, per qualche ragione, adesso vediamo, ma soprattutto ulteriori voci sull'arrivo di God of War Ragnarok. Questo e altro nella puntata di oggi. Bentrovati su Crystal News, gente, un saluto a tutti quelli che sono qui a vedere questo episodio su YouTube oppure sul podcast. Allora ragazzi, partiamo subito con la news grossa. D'accordo ragazzi, abbiamo parlato spesso di God of War nell'ultimo periodo, o meglio di God of War Ragnarok, l'attesissimo titolo, e con tanti rumor anche da fonti piuttosto affidabili che a volte volevano un rinvio, a volte volevano un rinvio interno però allo stesso anno. Alcune altre sono state delle conferme e ci sono state anche delle mezze conferme. Ferme, proprio da Santa Monica. E beh, è il caso di un'altra di queste, proprio l'ultima che vi ho detto, più o meno. God of War Ragnarok, Cory Barlog ci sta giocando, novità in arrivo? Qualche giorno fa Cory Barlog è tornato ufficialmente sui social dopo un lungo periodo d'assenza e l'ha fatto in grande stile con un nuovo tweet che ha immediatamente calamitato l'attenzione dei fan di Ragnarok. Lo sviluppatore ha pubblicato una foto dalla sua mano che impugna la versione bianca del DualSense di PlayStation 5 accompagnandola al seguente messaggio. Mi è appena arrivato Steam Deck, ma probabilmente non potrò utilizzarlo per un bel po' di tempo perché sto giocando con un'altra cosa. Sembra chiaro che Balrog abbia deciso di pubblicare questo post con l'obiettivo di far sapere ai suoi follower di essere alle prese con una versione probabilmente vicina a quella finale di God of War Ragnarok. Non è da escludere quindi che il messaggio abbia a che fare con il tanto chiacchierato State of Play dedicato interamente all'esclusiva PlayStation, la cui finestra di lancio è oggetto di innumerevoli rumor nel corso delle ultime settimane. Certo, precisato che Cory Barlog non è il director di God of War Ragnarok perché il progetto è nelle mani di Eric Williams, altro sviluppatore veterano di Sony Santa Monica. E quindi c'è questo. Dopodiché però, God of War Ragnarok esce a ottobre, per caso il merchandising sembra suggerirlo di nuovo, ragazzi, era già capitato una volta. Ormai sta diventando una telenovela di quelle belle, però sì, sono d'accordo, ma possiamo fare a meno di riportare l'ultima ipotesi legata al lancio God of War Ragnarok. Le scorse settimane alcuni retailer hanno annunciato l'arrivo del merchandising di God of War Ragnarok a settembre, tutto perfetto, dunque il gioco uscirà alla fine dell'estate e inizio dell'autunno, presto per dirlo, ma nuovi indizi arrivano da un rivenditore europeo, il quale ha aggiunto al pop e-commerce nuovi prodotti targati Jinx di God of War Ragnarok con disponibilità prevista per il mese di ottobre, anche se viene specificato come questa indicazione sia soggetta a cambiamenti. È chiaro, questo non vuol dire che il gioco uscirà effettivamente a ottobre, semplicemente i produttori del merchandising e i rivenditori si stanno però preparando al lancio, indicando settembre-ottobre come periodo di debutto del nuovo gioco di Santa Monica. Secondo vari insider, la data di uscita verrà svelata a giugno o a luglio. Tony avrebbe ancora fissato una data, si parla anche un possibile rinvio al 2023, ma per ora è solo un rumor da web. Allora, del rinvio ipotetico al 2023 ne abbiamo già parlato. Io personalmente non ci credo, anche perché quello che forse è più affidabile in tutta questa manfrina, vabbè, a parte le fonti ufficiali, ovviamente, cioè Jason Schreier ha detto, guardate, ho parlato con le mie fonti che sono coinvolte nel progetto, ha detto no, non c'è nessuna voce di rinvio al 2023, è ancora confermato per il 2022. E quindi quella l'ho data un po' per assodata, d'accordo? Ma anche quello che abbiamo detto oggi, vuole un lancio per il 2022. Ora, possiamo quindi dedurre che il gioco uscirà quando esattamente? Questo è molto più difficile dirlo, però posso fare un paio di ipotesi. La prima è che a settembre esce già The Last of Us Remake. Va bene, è un remake, però è comunque un titolo molto importante, venduto a prezzo pieno. Mi pare difficile che il merchandise di il marketing di Sony voglia confondere queste due uscite l'una con l'altra. Ci vogliono, mi viene in mente un paio di mesi di differenza tra l'uno e l'altro. Magari forse anche uno, forse ottobre potrebbe essere plausibile, ma a mio parere avrebbe molto più senso tirare fuori God of War Ragnarok il periodo delle vacanze e quindi novembre, dicembre. Qualcosa del genere. Sarebbe perfetto. Uno dice, ma allora perché il merchandising? Ragazzi, quelli possono essere tranquillamente dei placeholder che si piazzano più o meno nel periodo in cui dovrebbe uscire il gioco. D'accordo? Ci può essere un po' di un po' di tolleranza in questo. E poi Cory Barlog, a che altro si può riferire se manda quel messaggio sapendo che tutti leggono la cosa in una certa maniera? Quindi
Secondo me tutto questo è assolutamente fondato e credo che ne sapremo di più a breve, perché se esce a ottobre-novembre, insomma, direi che ci siamo quasi. C'è stato qualche tempo fa, anzi più di uno, se non mi ricordo male, un leak di Nvidia GeForce che si è rivelato una miniera d'oro, perché onestamente buona parte delle cose che sono saltate fuori da quel leak gigantesco si sono poi rivelate vere. Ed è al momento una delle cose che più ci offre una finestra del futuro, sul futuro di tutte quante, mi viene da dire. D'accordo? Bene. Riprendiamo un attimino in mano il filone della questione, perché bisognerebbe parlare di un paio di cosette. Leak Nvidia, Dragon's Dogma 2, Tekken 8 e Mortal Kombat 12 sempre più vicini, ecco perché. Ricordate il leak di Nvidia GeForce Now pubblicato qualche mese fa? Inizialmente venne preso sotto gamba da molti utenti, ma col passare del tempo le informazioni al suo interno stanno rendendo quell'elenco di giochi una sorta di finestra sul futuro. Eh già. Dal momento della pubblicazione del leak, infatti, buona parte dei titoli elencati sono stati annunciati e qualche reveal è avvenuto proprio in corrispondenza degli eventi estivi dell'ultima settimana. Ecco l'elenco di tutti i giochi preannunciati da leak Nvidia che poi sono stati confermati. C'è Final Fantasy VII Remake, Crisis 4, Chrono Cross Remastered, gioco di carte Square Enix, che poi è stato Voice of Cards, God of War, Kingdom Hearts 4, nuovo progetto di Respawn che è Star Wars Jedi Survivor, nuovo strategico Square Enix che è The Diofield Chronicle, Resident Evil 4 Remake, Street Fighter 6, Tactics Ogre Reborn, confermato da un leak, Uncharted, la raccolta dell'eredità dei ladri e Warhammer 40.000 Space Marine 2. Ma alcuni non sono ancora stati annunciati. Demon's Souls Sony PlayStation PC, Demon's Souls, Ghost of Tsushima, Gran Turismo 7, Helldivers 2, Horizon Forbidden West, Ratchet & Clank, Returnal, Sackboy A Big Adventure. Alla luce di quello che ha fatto Sony nell'ultimo periodo, sono tutti, diciamo, tranquillamente plausibili. Square Enix, Final Fantasy 9 Remake, Final Fantasy Tactics Remaster e Tomb Raider 25esimo anniversario. 2K, c'è Bioshock 2022. Bioshock RTX Remaster e XCOM 3, confermato da un'intervista. Sega, Judgment, Total War 9, Warner Bros., Batman, Arkham Knight RTX Remaster, oh mio Dio questa, ok, Injustice 3 e Mortal Kombat 12, Capcom, c'è Monster Hunter 6, vabbè, ok, Dragon's Dogma 2, Gears 6 di Microsoft e Halo 5 Guardians. E poi c'è Konami, Metal Gear Solid 2 HD, Metal Gear Solid 3 HD, poi tanti altri di vari publisher. Nello specifico, i titoli di cui reveal potrebbe avvenire a breve sono Mortal Kombat 12, Dragon's Dogma 2 e Tekken 8. Nel caso del violento picchiaduro, sappiamo che NetherRealm Studios è al lavoro su un nuovo progetto. È improbabile che questo sia Injustice 3, pur essendo lì che gli ultimi rumor sembrano confermare che il gioco in lavorazione sia Mortal Kombat 12. In conseguenza, il titolo a base di supereroi DC Comics dovrebbe arrivare in un secondo momento. Per quanto riguarda invece l'action RPG di Capcom, domani sera si terrà un evento dedicato all'anniversario di Dragon's Dogma. Ne escludiamo un annuncio proprio in questa occasione. Chiudere il cerchio è Tekken 8, il quale potrebbe essere confermato al prossimo Tekken World Tour. Tutto questo è estremamente interessante, ragazzi. Il problema è che sono tutti quanti mischiati insieme, questi qua, quindi non si sa. Allora, questa roba, questo leak gigantesco di GeForce Now è stata veramente una miniera d'oro, ragazzi, perché se vedete è stata confermata veramente un sacco di roba. Ora tenete presente una cosa però, ragazzi, non è che dovete prendere questa lista e considerarla tutta buona, per una ragione che vi dico spesso, cioè anche se la lista fosse veramente buona e fosse trapelata da fonti ufficialissime e che quei videogiochi fossero veramente compresi e che la lista sia, tra virgolette, proprio quella che deve essere, i piani potrebbero anche cambiare. Cioè, alcuni giochi potremmo vederli più in là, alcuni giochi potrebbero essere rimandati completamente e proprio a data da destinarsi, quindi magari dopo anni. Altri ovviamente sono stati annunciati, altri sono confermati, ma la presenza in questa lista non vuol dire necessariamente che li vedremo al 100%, d'accordo? Quindi, questo è importante dirlo. Per quanto riguarda questi progetti qua, Mortal Kombat 12 abbiamo già trattato dei rumor interessanti e me lo aspetto al reveal, non subitissimo, probabilmente è più tra la Gamescom e i Game Awards, su per giù, me lo aspetto il 2023, ovviamente. Per quanto riguarda Dragon's Dogma, bisogna aspettare poche ore, quindi con tutta probabilità ne parlerò nelle news di domani o qualcosa del genere.
E Tekken 8 non si sa, perché onestamente non mi sembra di ricordare dei rumor consistenti, ma magari sono sfuggiti a me. Quindi, potrebbe essere tutto assolutamente vero e se è così, credo che lo vedremo nei prossimi mesi, quindi molto interessante tutto questo. A proposito di cose interessanti e curiose, vi ricordate quanto abbiamo parlato, soprattutto qualche tempo fa, dei rumor che sono cominciati a venire fuori su una ipotetica PS5 Pro? Dopotutto, dato che c'è stata la mid-gen nella scorsa generazione, io sono uno di quelli che ancora un po' se l'aspetta, nonostante, per esempio, un'analisi di Digital Foundry abbia messo in luce come la mid-gen non è tanto importante. Ma non è di quello che voglio parlare, perché in realtà c'è un leak da Tom Henderson che vuole una versione Pro di un'altra cosa in realtà. In arrivo. PS5, in arrivo un DualSense Pro? L'hardware del nuovo controller nei leak di Tom Henderson. Non pago delle recenti anticipazioni sulla presenza di Hideo Kojima all'Xbox Showcase, che c'è stata poi, oltretutto. Il noto leaker Tom Henderson torna alla carica con delle indiscrezioni che coinvolgono questa volta Sony e la rumoreggiata produzione di una versione Pro del controller DualSense di PlayStation 5. Le fonti anonime, interpellate dalla Gola Profonda, sostengono che il colosso tecnologico giapponese sia ormai in procinto di annunciare un nuovo modello di DualSense che esaudirà le richieste di chi cerca un vero controller per pro player su PlayStation 5. Il nuovo pad, dal nome in codice Hunt, dovrebbe vantare diverse migliorie aggiunte al già ottimo design del DualSense, come la possibilità di rimuovere le levette analogiche, una funzione per modificare la resistenza dei grilletti, e la presenza di due pulsanti posteriori, levette paddle a scatto. Henderson sottolinea inoltre di aver ricevuto dalle sue fonti le immagini e i diagrammi di questo presunto prototipo a riprova della veridicità delle anticipazioni ottenute, ma di non volerle divulgare su precisa richiesta del suo informatore. A detta di Tom Henderson, comunque, le immagini ritraggono un controller dal form factor sostanzialmente identico a quello del DualSense, eccezion fatta per i già citati paddle sul retro e soprattutto alla presenza di due ganci posto sotto le levette frontali per consentirne la rimozione e la sostituzione con altri analogici, sulla falsariga di tanti altri pad per pro player già in commercio come Xbox Elite Controller Series 2. Gli informatori anonimi sostengono che l'annuncio di questo nuovo dispositivo per videogiocatori professionisti dovrebbe avvenire presto, presumibilmente nel corso delle prossime settimane. Molto interessante questa cosa, ragazzi, e vi giuro che è una delle cose a cui effettivamente non avevo pensato. La richiesta di un pad un po' più per pro player in realtà è vecchia di anni, e infatti delle aziende si sono prodigate a realizzare dei controller ancora per PlayStation 4 che fossero, beh, diciamo più solidi, no? Più professionali, più precisi, più durevoli per gente che insomma vuole giocare a un livello un po' più grande, no? E a dir la verità, per il mondo Xbox esiste già da un po', anzi c'è già la seconda versione che io posseggo oltretutto, che è il, a mio parere, il pad migliore che abbia mai avuto. È stato veramente un investimento fantastico, è fighissimo, e quindi personalmente ve lo consiglio, anche se costicchia. Il punto è che ecco, probabilmente un pad del genere costerà di più. Quindi non è per tutti, non saranno certo in tantissimissimi a comprarlo, però neanche in pochi secondo me, perché è un gadget, per così dire, che è molto, molto utile per un giocatore che gioca tanto con la sua PlayStation, per uno che cerca delle performance migliori perché magari gioca più competitivo, d'accordo, va benissimo, ma anche per chi si vuole togliere lo sfizio di un pad migliore per PlayStation 5. E dopo tutto il DualSense non è così tanto sostituibile, effettivamente, perché, certo, delle funzioni sono state replicate, cioè, non poi così tanto, ha delle funzioni che sono davvero tanto proprietarie. Il DualSense non è, lo vedete lì, ce l'ho proprio qui, il DualSense è un pad un po' sui generis, d'accordo? Quindi, secondo me è un'ottima mossa questa di Sony per insomma, offrire anche la versione Pro del suo DualSense, e mi sa che sarò uno di quelli che la comprerà, perché sono molto interessato io a un pad ancora più performante, anche se io sono uno di quelli contenti del DualSense. Fatemi sapere che cosa ne pensate voi, è interessante per voi? La sezione commenti è tutta vostra. E ora, ragazzi, è stata una delle sorprese dell'ultimo evento, giusto? A sto giro ho voluto proprio aprire con il gameplay Diablo 4. Io non mi aspettavo assolutamente di vederlo, ma alla fine l'abbiamo visto, no? All'ultimo show Microsoft, ed è stato mostrato pure un bel po' di gameplay. Interessante, giusto? Beh, parliamone un po' meglio, d'accordo? Perché c'è qualcosa da dire. Diablo 4, boss fight e necromandi in azione nel nuovo video gameplay.
GameInformer.com ha pubblicato un nuovo video gameplay tratto da Diablo 4, il nuovo episodio dell'iconica serie hack and slash di Blizzard Entertainment. Si tratta di un'ottima occasione per tornare ad ammirare in azione la classe del negromante, per osservare più da vicino dungeon, nemici e boss. Il filmato che vi abbiamo riportato in apertura ci conduce dalle oscure vie di Sanctuarium, mentre il negromante sprigiona tutti i suoi oscuri poteri per farsi strada tra le mostruose creature. Possiamo quindi gustarci le variegate ambientazioni, nonché una spettacolare boss fight di fine livello. Gameplay in stile action viene come al solito affiancato dalla componente ruolistica, grazie alla quale i giocatori potranno potenziare progressivamente il proprio personaggio e prediligere un particolare stile di gioco. In questo senso ricordiamo che Diablo 4 non avrà nuove classi al lancio, un dettaglio che ha parzialmente deluso i fan della serie. Al momento non è chiaro se alle classi di Necromante, Barbara, Incantatrice, Druide e Tagliagole se ne aggiungeranno altre post lancio. Sì, con DLC, a voglia. Lasciandovi alla visione gameplay, vi ricordiamo che Diablo 4 è atteso su PC, PlayStation, Xbox. Non è chiaro al momento se le versioni old gen saranno state cancellate a Blizzard, non è dato saperlo. L'infografica lascia ben sperare in vista del debutto della hack and slash entro giugno 2023, anzi dovrebbe essere confermato. Quindi, parliamo un po' di Diablo 4. In realtà un po' di informazioni stavano venendo fuori e perciò abbiamo potuto farci un'idea abbastanza precisa del gameplay già da un po', ma questo ha aggiunto parecchia carne al fuoco, perché abbiamo visto anche in parte l'endgame, anche il sistema di progressione, abbiamo avuto una certa visione anche di qualche scheda di abilità, di qualche cosa riguardante l'endgame anche a livello di organizzazione del personaggio con i livelli Paragon. Probabilmente, non so se sarà proprio così, ma credo di sì. E quindi, in realtà ci sono delle cose piuttosto nuove di questo Diablo 4 e sono molto contento di questo. Mi viene da dire che un po' sia stato mutuato da esperienze non solo di Blizzard, ma anche di altri, tipo io ci rivedo un po' di Path of Exile in alcune cose, ma questo va benissimo, perché va benissimo prendere ispirazione da chi ha fatto un ottimo lavoro in un certo genere e riprendere qualche idea. Blizzard l'ha sempre fatto e quella è la cosa che va benissimo. Va un po' meno bene quando maltratti i tuoi franchise, ed è proprio qui che volevo arrivare. Onestamente, e anche per fonti interna, io non ho molte gole profonde per così dire, ma due o tre ce l'ho, e una di queste mi ha garantito che chi ha provato il gioco internamente a Blizzard è rimasto genuinamente soddisfatto di quello a cui stava giocando. Primissima impressione, ragazzi, ok? Però fa ben sperare, e io onestamente un po' ben spero per questo prodotto. Ma sapete com'è? Alla luce di tutto quello che ha combinato Blizzard nell'ultimo periodo e alla luce di quello che hanno fatto con Diablo Immortal, mio Dio, è lecito anche avere molte perplessità, giusto? E io ho molte perplessità. Detto questo, non vedo l'ora di provare il gioco e vedere che lavoro davvero hanno fatto. E sto già decidendo che classe giocare, sono molto sul necromante, devo dire che insomma, giocavo tanto a Diablo 2 con il necromante, però... Vabbè, potrei anche scegliere qualcos'altro. Voi che cosa avete intenzione di scegliere? Se lo giocate, fatemelo sapere qui sotto. Ora passiamo alle news a ruota, ragazzi. Pronti? Dark Souls Bandai Namco suggerisce l'arrivo di novità a breve. Di cosa si tratterà? Con un tweet pubblicato su Twitter, sembra che Bandai Namco Entertainment stia anticipando l'arrivo di novità legate alla nota serie di Dark Souls. Di cosa potrebbe trattarsi? Il cinguettio che vi abbiamo riportato... in calce riporta la celebre frase Praise the Sun, pronunciata originalmente da Solaire nel primo capitolo di Dark Souls, è divenuta vera e propria icona del franchise. In un successivo post il publisher ha poi aggiunto: se voi tutti pensate che faccia caldo, aspettate fino a venerdì. Naturalmente la citazione a Dark Souls potrebbe essere stato solo un modo per attirare l'attenzione degli utenti in modo scherzoso, ma tanti sono già entusiasti in vista del possibile arrivo di novità legate al franchise. È difficile fare ipotesi realistiche, ma è possibile che i server online di Dark Souls siano finalmente pronti a tornare e che l'annuncio ufficiale si tenga proprio questo venerdì. Oppure, eventuale patch next gen per PS5 e Xbox Series X. Probabilmente sarà bene tenere basse le proprie aspettative, in ogni caso al momento il messaggio di Bandai Namco potrebbe voler dire tutto e nulla. Qualcuno dice anche, a dire la verità, l'annuncio di un DLC per Elden Ring, ma... potrebbero essere tante cose, ragazzi. Questa è una cosa più di cronaca, devo dire, perché non c'è molto da aggiungere e se c'è veramente qualcosa di importante lo sapremo tra pochi giorni, in realtà giusto un paio. Perciò, se seguite le news, lo scopriremo a brevissimo. Io sono più su un ritorno online dei server, d'accordo? Perché questa è una cosa che molti stavano aspettando, però magari potrebbe essere anche qualcos'altro. Vediamo. E poi, Dragon's Dogma.
Eh sì, ma dobbiamo un attimino parlarne. Dragon's Dogma 2 o remake del primo in arrivo, misterioso pre-order al centro di un leak. C'è grande attesa per l'evento a tema Dragon's Dogma che verrà trasmesso in streaming da Capcom nella notte tra domani e dopodomani. Come ho continuato a dirvelo, nel momento in cui vedete queste news dovrebbe essere nella notte tra oggi e domani. In attesa di scoprire gli argomenti della diretta, qualcuno potrebbe aver anticipato l'arrivo di un importante annuncio. L'azienda di Osaka ha inaugurato un sito web dedicato esclusivamente all'anniversario di Dragon's Dogma. Nel corso delle ultime ore alcuni utenti hanno deciso di analizzare ogni linea di codice del sito, scovando alcuni link che riportano una pagina attraverso il quale a breve si potrà effettuare un pre-order di un prodotto al momento sconosciuto. Trattandosi di un portale nuovo di Zecca, è altamente probabile che il link faccia riferimento a un annuncio in arrivo domani, e c'è chi ritiene possa trattarsi di Dragon's Dogma 2 o di una riedizione del primo capitolo, magari un remake per sondare l'interesse del pubblico in vista di un sequel. Se dovessimo fare una previsione, punteremo tutto sul reveal del secondo capitolo a causa della presenza di Dragon's Dogma 2 nel leak di Nvidia, cui contenuti sono sempre più affidabili. Per come la vedo io, non necessariamente. Perché nel leak di Nvidia potrebbe esserci anche, cioè riferito a Dragon's Dogma 2, però inteso come un nuovo prodotto di Dragon's Dogma, quindi potrebbe anche essere un remake, secondo me. Non è detto così tanto, però voglio buttarmi anch'io, nel senso, anche io penso che un po' sarà così. Però sembrano esserci davvero notizie di novità in arrivo. Siamo a vedere, ci sono molti di voi che mi hanno segnalato questo gioco, ragazzi, soprattutto nell'ultimo periodo e soprattutto durante l'evento Capcom che abbiamo visto insieme. Quindi immagino che siate contenti. Se arriva un remake o un 2, ecco, io non l'ho mai giocato, quindi sarà per me l'occasione di recuperarlo o perlomeno provarci. Dopodiché, a proposito di sondare le cose, Dino Crisis e Dead Rising, Capcom sta cominciando a chiedere ai fan se sono interessati ai brand. Eh sì, questo perché Capcom, allora, tanto per cominciare, Exoprimal non è legato in nessun modo a Dino Crisis, lo abbiamo capito e forse a dire la verità siamo anche un po' sollevati, esatto. Capcom ha infatti indetto un sondaggio però per vedere quali brand sono tra i più amati dei fan. La decima domanda che ha fatto drizzare le orecchie più. Nel selezionare tutte le serie che piacciono, oltre ai più attive come Devil May Cry, Monster Hunter, Resident Evil e Street Fighter, figurano Dragon's Dogma, Dino Crisis, Dead Rising e Breath of Fire. Questi sondaggi non sono fini a se stessi, visto che Soul Hackers 2 sta tornando soprattutto grazie a uno di questi, come rivelato dallo sviluppatore Eiji Ishida. L'ultimo Dino Crisis risale al 2003, mentre Dead Rising al 2016, e forse è giunto il momento che questo sondaggio dia la spinta definitiva al loro ritorno. Io non ne ho mai fatto mistero, ragazzi, di quanto vorrei un remake di Dino Crisis. Per quanto mi riguarda, persino più di quanto io voglio un remake di Resident Evil, ma questi sono gusti miei. Io ricordo con grandissimo piacere il vecchio Dino Crisis. E un remake in stile remake di Resident Evil, fatto bene veramente, io credo che lo comprerebbero in tantissimi, ragazzi. Quindi secondo me è una mossa azzeccatissima, anzi mi sorprende che Capcom decida di fare un sondaggio a riguardo, cioè mi sorprende che ci sia un'indecisione a riguardo. Secondo me è un prodotto che venderebbe assai. Quindi, ragazzi, io vi ho detto più volte che secondo me questo tipo di remake prima o poi arriverà, perché se c'è interesse prima o poi il mercato fa sì che il prodotto in una maniera o nell'altra si materializzi, d'accordo? Generalmente va così. Perciò, in assenza di problemi legali di sorta, perlomeno credo, Dino Crisis è brand di Capcom, Capcom ha un engine fantastico, Capcom sta facendo un sacco di remake, e quindi perché non anche questo? Magari. E credo che molti sarebbero estremamente felici di questo. E a proposito di felicità, Return to Monkey Island. Quando esce, come procede lo sviluppo? Ne parla Devolver Digital. Di ritorno dal multiverso interattivo dello spassoso Devolver Direct, fantastico l'evento, recuperatelo, ve lo consiglio. I ragazzi di Devolver Digital riguadagnano i social per offrirci un piccolo ma significativo aggiornamento sullo sviluppo di Return to Monkey Island. I curatori dei profili social del frizzante publisher texano solleticano la curiosità degli appassionati di avventure grafiche, riprendendo la clip che ha accompagnato il reveal di Return to Monkey Island da parte di Ron Gilbert e degli studi Terrible Toy Box. Con un post condiviso su Twitter,
si ricordano l'annuncio del sequel, si rivolgo direttamente ai fan, spiegando di sentirsi ancora un po' strani sapendo che Return to Monkey Island in realtà uscirà proprio quest'anno. Non vediamo l'ora di mostrarvi di più. A giudicare quanto suggerito, nemmeno troppo velatamente, dal team social di Devolver, i lavori sul nuovo capitolo delle indimenticabili avventure grafiche di Gilbert procedono spediti, tanto da indurre gli editori a preannunciare l'arrivo, si spera imminente, di aggiornamenti sullo sviluppo, conditi magari da un video gameplay o da un approfondimento curato allo stesso papà della serie. Non meno importanti sono poi le precisazioni attese dai fan sulla rosa di piattaforme su cui vedrà la luce la prossima avventura di Ron Gilbert e compagni. È assolutamente così. Ragazzi, senza che vi dico quanto io sto attendendo questo titolo, e lo sto attendendo così tanto che abbiamo iniziato una serie nella serata backlog che facciamo il lunedì recuperando i Monkey Island originali. Infatti stiamo giocando proprio a The Secret of Monkey Island, che è stato il primo, in edizione speciale un po' rivista, ma comunque bene così, e giocheremo anche il secondo proprio per prepararci all'arrivo quest'anno di Return to Monkey Island, sperando che non sia rimandato. Quindi è un prodotto che aspetto tantissimo, non vedo l'ora di saperne qualcosa in più, non vedo l'ora di vederne di vedere un po' di gameplay, e sono convinto che tra chi è un po' più boomer come me e un po' più avanti con gli anni, e che quella fase delle avventure grafiche l'ha vissuta, beh, io scommetto che c'è attesa anche per voi. Bene gente, è tutto per le news di oggi, grazie mille per aver visto questo episodio su YouTube oppure sul podcast, noi ci vediamo al prossimo e come sempre mi raccomando iscrivetevi al canale. Se ancora non l'avete fatto iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi su Twitch, lasciate un bel like a questo video se vi è piaciuto e qui sotto in descrizione trovate come sempre tutti i link ai miei social e community come Instagram e Telegram, tutti i link per supportare il canale tra cui i link affiliati ad Amazon o Instant Gaming o il link a Patreon se volete supportare il mio lavoro e il format delle news. E infine anche il link alla playlist con tutte quante le Crystal News che come sempre escono ogni giorno alle 7 su YouTube oppure sul podcast. A domani ragazzi!